Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore mio e Dio mio, sotto lo sguardo amoroso di nostra Madre, ci disponiamo ad accompagnarti per la via di dolore che è stata il prezzo del nostro riscatto. Vogliamo soffrire tutto ciò che tu hai sofferto, offrirti il nostro povero cuore contrito, perché sei innocente e stai per morire per noi, che siamo i soli colpevoli. Madre mia, Vergine dolorosa, aiutami a rivivere quelle ore amare che tuo Figlio ha voluto trascorrere sulla terra, affinché noi, fatti con una manciata di fango, vivessimo finalmente nella libertà e gloria dei figli di Dio. Preghiamo. O Signore, concedi a noi che meditiamo il mistero pasquale del tuo Figlio di attuarlo nella vita e di comunicarlo agli altri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Regni con la tua santa croce e redento il mondo. Dal Vangelo di Matteo. Essi allora gridavano più forte: sia crocifisso, Pilato. Dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Pilato, volendo accontentare la folla che urlava sempre più forte, consegnò Gesù perché fosse crocifisso. Gli accusatori, con bugiarde dichiarazioni, sono riusciti a far condannare un innocente. Oggi tanti innocenti vengono condannati a morte senza un perché, solamente perché attaccati da un virus dannatamente silenzioso. Come Gesù, tantissime volte questi condannati a morte si sentono soli, senza una carezza dei propri familiari. Ma questa volta una folla silenziosa di medici, infermieri e personale ospedaliero si prende cura di queste vittime di una malattia invisibile. Diciamo insieme: perdonaci, Signore. Perdonaci, Signore. Per tutte le volte che abbiamo assecondato giudizi superficiali o taciuto di fronte alle falsità, scegliendo i nostri comodi senza pensare ai più indifesi, preghiamo. Perdonaci, Signore. Per tutte le volte che abbiamo accompagnato chi fomentava pregiudizi e dava addosso a chi era già prostrato a terra, preghiamo. Perdonaci, Signore. Santa Madre di voi fate mille piaghe.
Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo di Luca. Se qualcuno vuol venire dietro a me, dinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Portando la tua croce sulle spalle, porti anche noi sulle tue spalle in questi tempi incerti, specialmente i tanti malati che si avviano dietro a te, incollati alla croce verso il Golgota. A volte parecchi vogliono scendere dalla croce, buttarla via il più lontano possibile, ma più la rigettano, più fa male, e allora meditano che l'unico modo per renderla meno gravosa sia amandola, come hanno fatto e stanno facendo le autorità sanitarie, che hanno deciso di portare sulla schiena la croce per garantire la salute di tante persone. Ripetiamo insieme: guidaci, Signore. Guidaci, Signore. Perché possiamo comprendere che solo attraverso la sofferenza arriviamo alla gioia secondo il tuo progetto di amore. Preghiamo. Guidaci, Signore, perché sappiamo aiutarci gli uni gli altri a portare la nostra croce. Preghiamo. Guidaci, Signore. Santa Madre, terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal profeta Isaia. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Signore, il tuo percorso doloroso verso il Golgota non è stato facile e sotto il peso della croce sei caduto in ginocchio. Qualcosa di inaspettato, il coronavirus ci ha messo tutti in ginocchio. Ogni nazione, ogni comunità sta cadendo, affrontando qualcosa di inavvertibile e invisibile. Ma come non ti sei arreso, nemmeno l'umanità vuole arrendersi, rinunciando a combattere questa malattia. Ripetiamo insieme. Insegnaci ad amare, Signore, come ci hai amato tu. Insegnaci ad amare, Signore, come ci hai amato tu. Donaci la gioia di perdonare e di non stancarci mai di fronte alle debolezze della nostra umanità, perché tu hai promesso di stare sempre con noi. Insegnaci ad amare, Signore, come ci hai amato tu. Fai che non lasciamo cadere accanto a noi un fratello senza porgergli il nostro aiuto e il nostro conforto. Insegnaci ad amare, Signore, come ci hai amato tu. Santa Madre, quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo,
Dal Vangelo di Giovanni. Gesù, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». Signore, tu amavi tua madre e lei ti amava. La madre è la persona al mondo che conosce più a fondo la sofferenza di un figlio. Vederti così fragile e debole sarà stato molto difficile per lei, anche se c'è solo stato un breve incontro, illuminato da un suo sguardo misericordioso. Nelle prove che stiamo attraversando, ci auguriamo di poter incontrare anche noi uno sguardo compassionevole dal nostro prossimo. Abbiamo bisogno di ricevere partecipazione intima e di immedesimazione alla nostra condizione. Abbiamo bisogno di sentirci famiglia e stare insieme nelle nostre case affinché sia un tempo di benedizione per conoscerci meglio e sentirci a nostro agio. Ripetiamo insieme. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Maria, sostieni le madri che come te fanno esperienza del dolore per la perdita o la malattia di un figlio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Perché i tanti professionisti che vegliano sulla nostra salute come madri abbiano il nostro sostegno affinché sappiano dare sempre conforto ed essere presenti per offrire aiuto. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Santa Madre dei miei padri, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce. Dal Vangelo di Luca. Lungo la strada fermarono un certo Simone, nativo di Cirene, che tornava dai campi. Gli caricarono sulle spalle la croce e lo costrinsero a portarla dietro a Gesù. Signore Gesù, sulla via del Calvario hai sentito il peso e la difficoltà di portare quella rozza croce di legno e uno sconosciuto, Simone di Cirene, costretto a darti una mano. Oggi abbiamo bisogno anche noi di tanti cirenei. Nella storia di oggi, fortunatamente, ci sono tanti cirenei senza imposizione. Sono gli operatori sanitari, medici, infermieri, assistenti, tutto il personale dell'ospedale che aiutano i malati a superare la malattia o dare ai moribondi un saluto. Signore Gesù, proteggi, prenditi cura di loro, aiutali e guidali in questo momento difficile. Diciamo con fede: Signore, aumenta la nostra fede. Signore, aumenta la nostra fede. Signore, aiutaci a capire che chi si mette al servizio del prossimo guadagna la propria vita. Signore, aumenta la nostra fede. Ancora oggi, sulla nostra strada, incontriamo qualcuno che ha bisogno del nostro aiuto. Donaci la capacità di riconoscerti negli ammalati,
né più poveri né più bisognosi. Signore, aumenta la nostra fede. Santa Madre, sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Salmo 33. Guardate a Lui e sarete raggianti. Non saranno confusi i vostri volti. Le cose semplici hanno un grande valore. Signore Gesù, il tuo viso sporco di sangue e polvere è stato asciugato dalla Veronica. Accanto ai letti degli ospedali ci sono tante persone che si prendono cura di tanti malati per lavare loro il viso o asciugare loro il sudore. Signore, benedici le persone che aiutano, mostrano solidarietà e contribuiscono con il loro tempo a lenire le difficoltà a quelli che vivono nel dolore e nella malattia. A te invece chiediamo, Signore, di avere pietà e compassione di questo mondo malato e di aiutarci a riscoprire la bellezza della nostra dignità di essere umani, creati a tua immagine e somiglianza. Diciamo con fede: aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, a capire che tu sei in ogni persona che ci chiede aiuto. Aiutaci, Signore, a capire che quando facciamo del bene a qualcun altro non lo facciamo per farci vedere, ma per incontrarti. Aiutaci, Signore. Santa Madre dei Settima stazione. Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dalle Lamentazioni. Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri, ha spezzato i miei denti con la ghiaia, mi ha steso nella polvere. La strada è lunga e le forze per continuare la salita svigoriscono. Il tempo per chi soffre è un'altra sofferenza. Ti stanchi di tutto e la debolezza ti vince ancora una volta e ricadi sul peso della croce, baciando la polvere sulla strada per la seconda volta. Convinto che il Padre non ti aveva abbandonato, hai trovato la forza di rialzarti, offrendo la speranza a tutti coloro che oggi percorrono la stessa via dell'abbandono, del tradimento e della solitudine. O Signore, dacci la forza di non cadere nella paura, nella disperazione, e dacci la serenità per affrontare questo momento di emergenza che stiamo vivendo. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.
per coloro che ricadono nel peccato, affinché per i meriti della passione e delle cadute del Signore riacquistino forza e coraggio per continuare la salita al Calvario, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi, affinché seguendo Cristo nella via della salvezza abbiamo la forza di perseverare nonostante le nostre cadute e gli insuccessi della vita, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Santa Madre di Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli». Gesù, anche quando la croce si fa più pesante, dimentica la sua sofferenza e si preoccupa delle donne di Gerusalemme. Non sempre noi agiamo in questo modo, perché siamo tentati di trasformare la nostra sofferenza, il nostro dolore, come una carta dei diritti, per essere aiutati prima degli altri. No, il nostro esclusivo diritto deve essere quello di aiutare e servire gli altri e alleviare i patimenti del nostro prossimo. Signore, concedici di avere i tuoi occhi, dacci la forza di superare i nostri limiti e le nostre paure, e fa che tutto il personale ospedaliero, i militari e tutti i volontari si prendano cura di tutti i malati, senza sapere se sono vittime della pandemia o di un semplice raffreddore. Diciamo insieme: Signore pietà. Signore pietà. Per coloro che spengono il lume della fede, per coloro che si adattano al peccato, per coloro che si abituano alle tenebre, noi ti preghiamo. Signore pietà. Per noi che, come le pie donne, troppo spesso ci limitiamo a piangere e ci riteniamo accreditati presso Dio perché facciamo pratiche di pietà, affinché comprendiamo che occorre convertirsi completamente, noi ti preghiamo. Signore pietà. Santa Madre di Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la santa croce hai redento il mondo. Dal Salmo 35. Ma essi godono della mia caduta. Si radunano contro di me per colpirmi di sorpresa. Mi dilaniano di continuo, mi mettono alla prova, mi coprono di scherni, contro di me digrignano i loro denti. Gesù,
il dolore ti stava logorando ed era così intenso che sei caduto ancora una volta perché umanamente non riuscivi a mettere un piede davanti all'altro. Coloro che erano presenti non potevano comprendere tutto quello che ti stava succedendo. Anche noi non comprendiamo bene cosa ci stia capitando a causa di un virus che ha messo tutto il mondo in pericolo. Però tu, o Signore, a causa della precarietà dei nostri sforzi, prenditi cura di noi, sbigottiti ed impauriti. Cambia il cuore di coloro che si approfittano degli altri, accumulando prodotti e forniture sanitarie da rivendere a prezzi insostenibili. Diciamo insieme: Signore pietà. Signore pietà. Per i sacerdoti, le anime consacrate che sempre più sperimentano la solitudine e l'incomprensione del mondo, affinché non vengano abbandonate nelle cadute, noi ti preghiamo. Signore pietà. Per noi, se qualche volta ti abbiamo rinnegato, perché il Signore ci conceda di piangere il nostro peccato e di rialzarci dalla polvere per camminare alla sua presenza, noi ti preghiamo. Signore pietà. Santa Madre dei Padre, nelle piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo di Marco. I soldati si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Signore, sei stato spogliato delle tue vesti e da molti sei stato deriso e umiliato. In questa pandemia anche noi veniamo spogliati della vita. Ogni giorno il numero dei contagiati aumenta e ci spoglia di tutto. Ci spoglia degli abbracci fraterni, ci priva dell'affetto dei nostri cari che vivono lontano, ci strappa dalla vita senza un'ultima carezza. Signore, fa che le nostre sofferenze, che non ci abbandonano, possano spogliarci dell'uomo vecchio, della nostra arroganza, dei nostri peccati, per essere più disposti a fare quello che vuoi da noi. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per i poveri, gli afflitti, gli ammalati, perché insieme con Cristo sofferente sappiano portare la croce per la salvezza loro e del mondo, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perdonaci per tutte quelle volte che non ci siamo spogliati del nostro orgoglio, della nostra superbia, della nostra acidia, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Santa Madre dei Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la santa croce hai redento il mondo.
dal Vangelo di Marco. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. Occorrono pochi chiodi per inchiodarti alla croce. Le tue mani inchiodate non possono più stringere altre mani e non possono più aiutare chi soffre. I tuoi piedi inchiodati non possono più camminare da nessuna parte per portare conforto. Anche a noi basta poco per crocifiggere, con il nostro agire, tanti amici per privarli della loro dignità, del loro futuro, quando gridano il loro aiuto di fronte alla malattia o al dolore della perdita di un loro caro. Infatti, con gli occhi non riusciamo a vedere e con il cuore non riusciamo ad avvertire la sofferenza di chi è inchiodato ad una malattia. Dacci i tuoi occhi per vedere i tanti fratelli crocifissi che sono in quarantena o hanno vissuto con persone infette. Dacci il dono della pazienza per riflettere ancora una volta sulla nostra vita. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che si scandalizzano della croce, perché comprendono che la vera sapienza è in Cristo crocifisso, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i popoli inchiodati dalla pandemia, dalla schiavitù e dalla guerra, perché la virtù del sangue di Cristo acceleri la loro guarigione e la loro liberazione, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Santa Madre, ne vuoi fare? Dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù, emesso un alto grido, spirò. Si fece buio. Erano le ore di maggiore luce. Come mai tutto questo buio? Buio fuori e buio dentro. Il buio della solitudine, il buio della paura, come vero uomo ti fa dire che tuo padre che ti ha mandato ti ha abbandonato. L'abbandono dei familiari, degli amici, toglie ogni speranza. Segregati in casa per evitare la pandemia, ci sentiamo abbandonati e subito cerchiamo chi ci ha abbandonati o di chi ci siamo ricordati. Gesù è rimasto in croce solo con 2 malfattori.
anche se tutti lo hanno abbandonato, ha trovato sostegno in uno di loro, perché aveva capito che il Nazareno in croce poteva ancora fare qualcosa. Pur se abbandonati, c'è sempre qualcosa che possiamo fare per qualcuno. Non importa se non è uno che se lo merita. Usciamo dall'abbandono, volgendo lo sguardo a chi è crocifisso con noi. Diciamo insieme: donaci il tuo spirito, Signore. Donaci il tuo spirito, Signore. Perché siamo resi capaci di seguirti fino alla morte e siamo resi capaci di dar la vita per i fratelli. Donaci il tuo spirito, Signore. Affinché abbiamo la forza, con gli esempi di San Pio da Pietrelcina, di imitare Cristo nella sua donazione per cooperare alla salvezza di tutta l'umanità. Donaci il tuo spirito, Signore. Santa Madre di cui fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo di Giovanni. Giuseppe andò dunque da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce e lo avvolse in un lenzuolo. Gesù, al momento della tua morte non eri solo. Tua madre era lì. Nella incarnazione la Vergine ti ha accolto nel suo grembo per opera dello Spirito Santo. Lei ora ti accoglie nelle sue braccia, deposto dalla croce. È così bello essere amati da chi ci dà la vita, ma è doloroso quando accoglie il dono senza vita di un figlio tra le sue amorose braccia. Affidiamo a lei, Madre nostra, tutti i parenti di chi ha sofferto o soffre del morbo di coronavirus, affinché il Signore li accompagni e li rafforzi in questo periodo di sofferenza. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che le vicende di questi ultimi tempi sono private dell'affetto delle persone care, perché nel ricordo di Maria Addolorata ritrovino conforto e fiducia, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi, perché sull'esempio di Maria accettiamo di morire a noi stessi e poniamo totalmente la nostra vita al servizio di Cristo e dei fratelli, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Santa Madre di cui fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quattordicesima stazione. Gesù è posto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Se il chicco di grano non cade a terra e muore, rimane sterile. Ma se muore, porta molto frutto. Gesù,
sei stato deposto nel sepolcro, ma l'alba della risurrezione già risuona nel cuore di Maria e di tutti i veri credenti in Cristo. Quando le pie donne si recheranno alla tua tomba, tu sarai già germogliato come il grano. Quel sepolcro nuovo preparato da Giuseppe e messo a disposizione di Gesù è già pieno di luce. Possa la nostra speranza essere più forte delle nostre paure e i nostri desideri di risurrezione possano essere più grandi della nostra paura di morire. Dalla luce della fede, nella speranza che tutto sia temporaneo, dobbiamo imparare ad assumere tutte le realtà dolorose che affrontiamo nel corso della nostra vita. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli che non sono più tra noi e per tutti i defunti che non hanno potuto avere un'ultima carezza, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Come chicco di grano, tu ti offri per amore. Aiutaci ad essere persone disposte a donare e a ricevere, a condividere e a portare i pesi gli uni gli altri, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Santa Madre di noi Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Abbiamo partecipato al ricordo di un cammino che sale sul monte per essere offerto sulla croce. Gesù che fa questo percorso, che sale perché la nostra salvezza si realizzi. E credo il ricordo di questo cammino ci fa andare col pensiero a quello che scriveva Isaia un po' di anni prima che succedesse questo. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà innalzato, onorato. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per trovare in lui diletto, disprezzato, reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Per le sue piaghe siamo stati guariti. Nell'ultimo numero di Voce di Padre Pio è stata pubblicata una lettera che Padre Pio ha scritto ai suoi padri spirituali, una lettera dove descriveva la sofferenza che doveva affrontare in una notte dove il nemico lo percuoteva e dove soprattutto metteva nella sua mente tentazioni contro la fiducia in Dio. A conclusione di questo combattimento
e gli dice: quello che mi salvava era questa giacolatoria, vulnera tua, merita mea, le tue piaghe sono per me la salvezza, il mio merito. Ecco, allora Padre Pio si rifugiava nelle piaghe del Signore, e forse anche noi tante volte abbiamo voluto rifugiarci nelle piaghe di Gesù, e però io credo che proprio facendo la Via Crucis dobbiamo riflettere come Padre Pio e gli altri santi hanno collaborato con Gesù a sacrificarsi, a soffrire per l'umanità. Invece tante volte la nostra vita, se vogliamo, questa frase è fatta forse in un altro senso. Le tue piaghe le ho fatte io, è merito mio se tu hai sofferto tanto. Perché? Perché proprio quello che ci veniva detto, Gesù muore per i nostri peccati, a causa dei nostri peccati. E però in questo tempo, proprio andando verso la Pasqua, vogliamo superare questo significato di questa frase, e anche noi vogliamo vivere il rapporto con Gesù fidandoci della sua bontà e della sua misericordia, perché proprio perché lui ha sofferto per i peccatori, sì, a causa mia ha dovuto affrontare quella sofferenza, perché mi ama, perché vuole la mia salvezza. E allora ecco la fiducia che vogliamo avere in lui, perché lui ci dà questa possibilità di essere salvati attraverso il dono della sua vita. E poi l'altra considerazione, abbiamo ascoltato come questo tempo è fatto di tante difficoltà. Lungo il percorso verso il Calvario, tutti erano nella folla, solo qualcuno ha avuto il coraggio di uscire e di andare incontro a Gesù. La mamma sua addolorata, la Veronica, le pie donne. Il Cineneo è stato costretto a uscire e a mettersi a fianco di Gesù. Ecco, proprio tutte le riflessioni ci hanno ricordato di quanta gente oggi è uscita fuori dalla fila, fuori dalla propria casa, per andare incontro a chi soffre. E pensiamo, forse ci sono soprattutto donne che sono accanto a questi malati per confortarli e per dare loro coraggio, per aiutarli a superare questa difficoltà. Ecco, anche a noi è chiesto di uscire dalla fila. Noi forse siamo intruppati perché abbiamo paura del giudizio degli altri, abbiamo paura del nostro egoismo, tante volte non ci vogliamo mettere in gioco per servire gli altri. Che questi esempi ci aiutino a superare i nostri limiti, e che anche nella nostra vita ci sia lo sforzo, la volontà di soccorrere, di essere accanto agli altri. Ieri sera abbiamo ascoltato l'esempio di San Massimiliano Kolbe, di come egli è uscito dalla fila per offrirsi per un suo fratello, per un altro condannato. Ecco che questi santi, San Pio, San Massimiliano, la Vergine Santa, la Veronica, le pie donne, ci aiutino a superare le nostre paure e a metterci a servizio degli altri. Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce di Cristo Gesù tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere in cielo i frutti della sua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Amen. Amen. Cristo Gesù Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo Gesù, umiliato e sofferente, possiate aver parte alla sua risurrezione. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.